Oggi voglio parlarvi di un'altra Cenerentola. Come avete visto io nei miei video, parlo spesso anche di Cenerentole e non solo di principesse. Anzi, le principesse sono poche e le Cenerentole sono molte. Per esempio la Sia Gullo 4B è una Cenerentola, oppure la Vivida 2000, V2000, che è un'ottima macchina fotografica e che è un'altra Cenerentola. L'Olympus compatta, il Super Zoom di cui vi ho parlato l'altra volta. Le Zenith, Cenerentole e planetarie, potremmo dire, e così via. E perché vi parlo di queste Cenerentole come questa qua, c'è cioè la Yashica Minitec AF? Perché vedete, noto che mentre gli youtuber stranieri non si fanno problema a parlare di una qualsiasi macchina fotografica, gli youtuber italiani tendono sempre a parlare di queste macchine misteriose che hanno i quattro quarti di nobiltà, molta albagia. La Leica M, la Nikon F o altre ancora, così vi spiego come funziona questa macchina costosissima, eccetera, eccetera. Ma snobbano le Cenerentole. Ma le Cenerentole sono state un pezzo importantissimo della fotografia perché hanno fatto la fotografia di massa. Anzi, spesso si è partito dalle Cenerentole per comprarsi poi apparecchi fotografici più impegnativi. Quindi copro un buco delle macchine fotografiche, dei video sulle macchine fotografiche in italiano. Gli youtuber stranieri, hai voglia che parlino, cioè, là parlano di tutto, di qualsiasi cosa, può essere, diciamo, anche la più grande schifezza, ne parlano. Noi no, noi parliamo solo di macchine importanti. Allora, questa non è certamente una macchina importante, questa è una Cenerentola. Ma Cenerentola poi divenne principessa. Questa non diventerà principessa per quello che vi dirò, ma può stare anche lei a corte. Entrerà a corte, magari come dama di compagnia della principessa, ma anche questa ha i numeri per entrare a corte. E qual è il numero più importante che ha questa Cenerentola, che già allora costava poco, 150.000 lire, per il 1997, quando se pensate che la Yashica Microtech Zoom 120 ne costava 450.000 lire. Quindi questa qua costava poco effettivamente. Qual è la caratteristica fondamentale di questa Cenerentola che potrebbe farla entrare a corte? Beh, sicuramente l'obiettivo. La macchina monta un 32 mm f3.5, quindi parente al 35 mm, in altre parole, ma non basta perché tantissime macchine montano il 35, il 32 mm o anche il 30. È un quattro lenti e che è un quattro lenti si vede dalle fotografie che ho fatto con questa macchina perché, devo dire la verità, si è comportato veramente bene. Quindi questo è un buon quattro lenti e la prima caratteristica di una macchina fotografica è l'obiettivo, evidentemente. Quindi questa Cenerentola non diventerà principessa per le cose che vi dirò dopo, ma può entrare a corte come dama di compagnia della principessa. Le notizie su questa macchina fotografica le ho trovate sull'Almanacco Fotografare del 1997. La macchina è uscita nel 1995 e qua le ho trovate esatte perché su internet le ho trovate sbagliate. E questo mi ha portato a un errore durante la ripresa fatta a questa macchina fotografica. Messa a fuoco automatica, la macchina è ovviamente autofocus e c'è un LED del mirino che si illumina, un LED verde. Nel momento in cui, spero che si riesca a vedere anche da qua, vabbè, nel momento in cui il soggetto è a fuoco, ovviamente un solo punto di messa a fuoco, non vi aspettate 12 punti di messa a fuoco, almeno due, un solo punto di messa a fuoco, ma se tenete il pulsante di scatto premuto a metà corsa e cambiate pure, rimarrà la messa a fuoco che avete impostato in precedenza. Distanza minima di messa a fuoco, secondo l'Almanacco di Fotografare, 1,20 m. Che non è proprio vicinissimo, diciamo la verità. Ecco, questa è una notizia che io non sapevo, mi ero fidato di un sito internet che parlava di questa macchina fotografica, inglese in verità, e diceva che la distanza minima messa a fuoco era 60 centimetri. Qual è stata la conseguenza? Che tutte le foto che ho fatto a distanza inferiore di 1,20 m sono venute sfocate, perché mi ero fidato, per così dire, di queste indicazioni fatte da questo sito internet. E quindi ho sfocato tutte le foto vicine. Poi pensavo che la macchina fosse guasta, poi ho letto le caratteristiche qua sopra, dovevo leggerle prima, evidentemente, e va bene, super perfetto.
e ho sfocato le foto che erano a distanza inferiore a 1,20 m. Vediamo i tempi di scatto. Beh, è una cosa un po' poverella, perché questa non può diventare principessa per questa, anche se l'obiettivo è buono. I tempi di scatto vanno da un sessantesimo a un 125esimo di secondo. Insomma, è un po' limitata la questione. E per quanto riguarda le pellicole che accetta, codice DX da 100 a 400 ISO, anche questo è limitato. Però se pensate che il tempo di scatto è più veloce, è un 250esimo di secondo, capite come qua un 800 ISO non ce la potete mettere. Già con un 400 fatica, secondo me, a non sovraesporre le fotografie. Ma ricordiamoci che questa è una macchina economica. Punto essenziale di questa macchina è il flash, che a dire la verità funziona veramente, ma veramente bene. Allora vediamo le impostazioni del flash che permette questa macchina fotografica. Avvicino un po', ecco qua, sì, adesso si vede. Il flash scatta automaticamente, quindi senza bisogno di fare niente, il flash, magari pure quando non volete, scatta. Pensate che però con un tempo di scatto così basso, un sessantesimo di secondo, cioè così alto in realtà, questo flash lavorerà parecchio, però ricordiamoci che l'apertura dell'obiettivo è 3,5, quindi la luce deve essere abbastanza poca per far entrare in azione il flash. Ma possiamo avere quest'altra impostazione. Vedete, i flash sono diventati due in questo caso. Uno potrebbe pensare, allora questo è il flash sempre attivo. No, è il prelampo per gli occhi rossi. Quando mettete i due flashetti vuol dire che la macchina farà due lampi, un primo lampo e un secondo lampo. Adesso vi faccio vedere, metto la macchina un po' verso il buio in modo che li faccia tutti e due. Punto così, scatto e poi, avete visto? La macchina ha fatto due flashate. Lo ripeto perché sembra che non sia venuto. No, si è disattivato. Ogni volta che metto una particolare funzione, ecco qua, quando scatto torna all'originale. Vediamo così. Visto? Ne ha fatti due. È il prelampo anti-occhi rossi. Già ve l'ho detto questa storia degli occhi rossi, ma amo ripeterla per chi evidentemente non l'ha sentita. Quando si scatta una fotografia di sera col flash, flash vicino fra l'altra cosa all'obiettivo, quindi un problema con il reflex si può risolvere, il flash lo puoi anche spostare, mettici una staffa, questa cosa qua, qui evidentemente no, si verifica un fenomeno antipatico, ma naturale. Che cosa accade? Voi sapete che la pupilla dell'occhio funziona esattamente come il diaframma di una macchina fotografica, solo che è comandata automaticamente dal nostro meraviglioso organismo. Quando c'è molta luce, la pupilla automaticamente si chiude, nel senso si restringe, non si chiude completamente, se no non vedremo più niente. Quando c'è poca luce, invece, si apre, quindi funziona esattamente, esattamente come il diaframma di una macchina fotografica, per tutto il resto è diverso. Ma questo funziona esattamente come il diaframma di una macchina fotografica. Allora, quando scattiamo una fotografia di sera, anche in una stanza illuminata a luce artificiale, cosa accade? Che le pupille delle persone sono dilatate perché la luce è poca. Quando ci faccio la flashata, il flash va a illuminare, soprattutto se è molto in asse con l'obiettivo, qua già si vede che è un po' spostato, va a illuminare anche l'interno dell'occhio e quindi la retina che è rossa. Eccolo qua, il fenomeno degli occhi rossi. Ora, facendo un prelampo, la pupilla automaticamente si chiude e poi viene il secondo lampo che eviterà, nei limiti del possibile, gli occhi rossi. La macchina ha questa impostazione. Benissimo, questo è l'autoscatto, questo è il pulsante per il riavvolgimento anticipato della pellicola e quest'altra impostazione è il flash usato di giorno, quindi sostanzialmente il fill-in. Bene. L'unica cosa che non c'è, evidentemente, è la disattivazione forzata del flash. Ma c'è questo pulsantino, vedete, che mi fa questo segno qua, questo 8 coricato, che è il segno di infinito. Bene, se io premo questo e poi scatto, vedete che il flash non scatterà. Vedete? Adesso tolgo il dito da qua. Visto? Quindi può sembrare che questo praticamente mi disattiva il flash. Sì, me lo disattiva il flash, però il sospetto, visto che il libretto di istruzioni non l'ho trovato di questa macchina, che questo serva veramente per l'infinito. Cioè, serve a evitare che il flash scatti quando il soggetto è oltre i 10 metri, perché pure se lo facesse, cosa scatta a fare? Non riuscirebbe mai a illuminarlo. E quindi con questo pulsantino per soggetti lontani noi disattiviamo il flash.
Ma per soggetti vicini, io ho fatto delle prove, un soggetto che stava a circa 1 metro, 1,20 m, quindi siamo nei limiti della messa a fuoco automatica della macchina, la fotografia è venuta sfocata. Quindi questo, secondo me, serve sia a disattivare il flash, ma quando effettivamente il soggetto è infinito, non quando è vicino. Quindi normalmente il flash di questa macchina fotografica non è disattivabile e questa non è proprio una bella cosa, in verità. Per quanto riguarda l'alimentazione, due umili pile a stilo tipo AA, doppia A, 3 volt, la macchina mi andrà una bellezza. Caricamento facilitatissimo, non facilitato. Qua mettete il caricatore, tirate la coda, la fate arrivare qua. Quando vedete questo e questo, vuol dire che la carica della pellicola è facilitata. E infatti, una volta che fate arrivare la coda a questo segnale arancione, e chiudete, la macchina automaticamente avanzerà al primo fotogramma e vi comparirà qua, ovviamente non c'è il numero 1. Se non si è agganciato il numero 1 non vi apparirà. Allora, tirando le somme, questa Cenerentola è Cenerentola o è Principessa? Principessa non lo diventa sicuramente, ma ha dei numeri importanti, e il numero più importante di questa macchina fotografica è sicuramente questo bell'obiettivo 4 lenti che è stato inserito in questa macchina. Ho scelto un po' strano perché la macchina è tutta economica per come è fatta, tempi di scatto limitati, codice di IX che può fare solo da 100 a 400 ISO, flash che funziona ovviamente per supplire questa limitatezza dei tempi di scatto, un monotof, però c'ha un buon autofocus da un lato e un ottimo obiettivo dall'altro. Quindi ci hanno messo le caratteristiche planetarie e delle caratteristiche nobiliari. Tutte e due insieme ne fanno una macchina discreta e facile da usare, ma che vi può dare anche delle buone soddisfazioni, a patto però di non chiederle troppo.